Ciao amici, come... aspettate però, la seconda, la prima, questa qua. No, la seconda ricetta di primavera, ho voluto proporvi questa, una ricetta, insomma, ideale anche per la Pasqua, anche se so che quest'anno purtroppo non abbiamo così tanta voglia di festeggiare. Io ho pensato comunque di proporvela anche in realtà non solo per la Pasqua, ma per altre occasioni. È una ricetta primaverile perché i protagonisti sono gli asparagi, sono delle crespelle con asparagi, pancetta e formaggio grana che arricchirà molto questa crespella qua. Poi metto anche un po' di porro, ma in realtà potreste anche usare il cipollotto per questa preparation. Ragazzi, io ho preparato già le crespelle perché è la terza volta che le preparo, se no sarei veramente ripetitivo, però tranquilli. Perché la ricetta la trovate direttamente sul blog www.davidezambelli.com e trovate già nella ricetta questa qua anche tutta la procedura che serve per ottenerle e la lista degli ingredienti. Volendo, se volete vedere proprio la procedura, anche la video ricetta, potreste andare a, magari vi lascio anche qua le schede. In giro non so dove comunque trovate la scheda che esce qua fuori relativa alla crespella con zucca e salsiccia e anche quella del menù di Natale. La ricetta sarà la stessa, veramente. Io quindi partirei con una besciamella perché anche qua per fare questa ricetta secondo me la besciamella ci vuole perché dà cremosità come sempre al ripieno. Quindi classico, burro, farina, latte, sale, noce moscata, un pizzichino di pepe per dare quel friccicore. Voglio ricordarvi anche questa cosa come promemoria. Se non vi siete ancora iscritti al canale, magari fatelo un po' per sostenermi o anche un po' per... Poi adesso comincia, sento il caldo, no, della roux, anche per mantenervi sempre aggiornati sui contenuti, che così almeno... Ricevete questa notifica ogni volta che esce un nuovo video, attivando la campanella a fianco. Adesso verso il latte freddo, piano piano, per evitare di formare grumi, quindi a step. Vedete che adesso si comincia già a legare e quindi ne aggiungo ancora un goccio. Bella consistente, l'ho fatta bollire per circa 2 minutini. Adesso spegniamo. Prendo un po' di besciamella come faccio di solito e ne tengo da parte un po'. Mi servirà per la copertura, calcolate circa, insomma, un mestolo abbondante. Copro con il coperchio per evitare che evapori troppo l'umidità e la lascio tranquilla così a temperatura ambiente in modo tale che si raffreddi. Bene, ci siamo. Adesso prendo gli asparagi, ovviamente li lavo. Allora, come pulire gli asparagi? Stacchiamo questa parte qua. È quella più legnosa. Questa qua usatela magari per aromatizzare un buon brodo, ok? E adesso stacchiamo questa parte qua. Abbiamo la punta, abbiamo il gambo, la parte buona del gambo, ecco, diciamo così. Questa parte qua poi la peliamo. Per pelarlo bene, poggiatelo sempre su un piano, così fate molta meno fatica. Abbiate cura soprattutto di pelare la parte questa qua. Inferiore, più verso ovviamente la base dell'asparago. È bene un po' una rottura fare questa procedura, però ne vale la pena. Adesso prendo il porro, come lo dico io, no? Ripetete con me porro, perché io non sono in grado di dire porro come dicono tutti gli esseri umani, o la maggior parte comunque, ma va bene così. Lo tagliamo, questa qua è una metà di porro, proprio a fettine abbastanza sottili. Volendo potreste anche, anzi secondo me è ancora più buono, usare il cipollotto. Se lo trovate per Pasqua usatelo, mi raccomando. Fiamma bassa per farlo stufare e non farlo bruciare, mi raccomando. Da questa parte nel frattempo io comincio a tagliare a rondelle i gambi di asparagi, di asparago, forse è meglio dire crudi. Le punte invece, mi raccomando, intere, che serviranno anche per decorazione. Allora ci sono, arrivo qua con un goccio d'acqua, perché questa è la furbizia, è la furbata forse, no? In questo modo noi abbiamo insaporito gli asparagi,
li abbiamo fatti ben rosolare, così con anche il porro, il burro. Poi volendo, se non volete il burro, potreste mettere l'olio ovviamente, però con l'asparago secondo me, e il porro soprattutto, il cipollotto, il burro è meraviglioso, dà anche più morbidezza, no? Proprio mi intendo, il gusto sarà più morbido. Il coperchio li faccio cuocere come se dovessero anche bollire. Quindi noi in un'unica padella abbiamo fatto già due cose che normalmente si fanno con due padelle, ovvero bollirli, tagliarli e poi farli saltare in padella. Invece così abbiamo fatto tutto. Perfetto, ragazzi, calcolate circa 7-8 minuti di cottura, quindi regolatevi anche voi in base all'acqua. Il risultato finale non deve essere umido, intuppato, deve essere abbastanza asciutto. Adesso la verdura ancora consistente, bella verde, spengo. Ancora al dente, devono essere ancora al dente, non è che devono essere già ben cotti. Teniamo, cioè lasciamo raffreddare veramente senza coperchio. Se, siccome ho fretta, io ho preso la pentola e l'ho immersa direttamente nell'acqua fredda. Ci metterò anche un terzo del tempo che servirebbe. Pancetta, va bene anche questa qua già affettata, la tagliamo proprio a striscioline. Rendiamola un po' croccante. Buono, io direi che ci siamo. So già in realtà che qualcuno di voi dirà: Davide, ma così poca pancetta metti? Per forza, perché sennò come facciamo a sentire il sapore dell'asparago nella preparazione, in questa recipe? Ora, a proposito di asparago, besciamella, quella, la parte diciamo abbondante che avevamo tenuto da parte nella pentola, la metto direttamente nel bicchiere di un frullatore o in un mixer e la voglio frullare con metà degli asparagi. Però prima tolgo anche una parte di punte che mi potrebbero servire per la decorazione. Allora, partiamo così. Un po' di questa meravigliosa crema. Poi qualche fettina di asparago e se volete anche una punta, magari, se ne avete a sufficienza, e un po' di pancetta, basta, e non troppo, perché sennò dopo veramente non si sente il sapore dell'asparago. Anzi, io ne tolgo un po'. Chiudiamo, questa volta chiudo così. Allora, adesso cos'è che facciamo? Prendiamo la besciamella che abbiamo tenuto da parte e la stemperiamo con un goccio d'acqua per renderla bella morbida, questa qui invece. Per agevolare il lavoro io uso sempre il frullatore a immersione, visto che l'ho già sporco, in modo tale da avere proprio una salsa bella omogenea. Io faccio così, prendo un po' di asparagi e li metto qua sopra, subito sopra le crespelle. Un po' di besciamella così. Adesso metto questi invece, che così si vedono meglio. Una fetta di pancetta di numero, tagliata a striscioline, che così almeno richiama il ripieno. Diventerà bella croccante, no? In cottura. Metto proprio due fiocchetti di burro sui bordi e uno qua al centro, per non farci mancare niente. Inforniamo questo capolavoro, forno statico, 200 gradi, per circa 15-20 minuti, o comunque fino a quando la parte superiore soprattutto diventa abbastanza gratinata, ma non troppo. Parte alta del forno. Allora, calcolate che è fredda perché ho fatto le foto, quindi si è raffreddata. Però io vi giuro, un equilibrio così è difficile trovarlo, è strepitosa. Provatela per favore, fatemi poi sapere come, se vi è piaciuta, e poi magari se provate a fare anche queste ricette fatemelo poi sapere taggandomi su Instagram o su Facebook, e così dopo io riesco a vedere insomma che le avete preparate. Mi fa un sacco piacere. Tac tac, come sempre per altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale, che vi avevo già anticipato prima, insomma, per rimanere sempre aggiornati e per sostenermi. E poi invece qua c'è il collegamento diretto per il blog, e così riuscite poi a trovare proprio le ricette scritte. Ragazzi, è stato molto bello avervi qua, noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Arrivederci.